La tecnologia odierna permette anche in campo oculistico di approfondire delle informazioni, raccogliere dei dati sulle condizioni naturalmente del bulbo oculare. Siamo abituati a pensare che l'oculista esamina l'occhio con delle lampade a fessura, con dei microscopi, con delle macchine fotografiche, ma difficilmente ci viene in mente pensare che l'oculista utilizza uno strumento come questo, che è un ecografo oculare. Cosa serve l'ecografo? L'ecografo è uno strumento che ci dà un'immagine di un bulbo oculare in sezione, raccontandoci la composizione delle parti più interne, come la retina, il vitreo, il cristallino, e quindi permette di osservare in vivo quello che magari per cause traumatiche, emorragie o cataratte molto, molto pronunciate non riusciamo a vedere. Quali sono i vantaggi? Vantaggi sono la flessibilità, lo strumento è dotato di una sonda che viene appoggiato sul bulbo oculare del paziente e che permette di ottenere delle immagini molto precise. Inoltre, questi strumenti di ultima generazione permettono di eseguire come un microfilm di quello che si fa, come un film breve su tutte le condizioni del bulbo oculare. È chiaro quindi che riusciamo ad avere delle notizie precise sulle condizioni della retina, del cristallino, in modo puntuale e questo ci permette di eseguire una diagnosi accurata sulle condizioni di quel paziente. Questo strumento, uno strumento quindi come vedete piccolo, versatile, altamente tecnologico, permette quindi di fare le ecografie. Nello specifico vediamo il fondo dell'occhio di un paziente, il nervo ottico, il cristallino, la parte anteriore del bulbo, ma permette anche di fare altri esami, permette di fare ad esempio una valutazione del cristallino stesso. Qui esiste un programma che calcola la potenza della lente intraoculare da introdurre nell'occhio con tutti i parametri. Esistono poi anche delle funzioni diverse che ci permettono di fare anche un'ecografia di tipo differente con delle onde di picco in modo da abbinare all'immagine ecografica fotografica anche delle onde di riflessione. E quindi è evidente che la oftalmologia ha delle tecnologie sempre in divenire, sempre portate ad approfondire le conoscenze per quel che riguarda le condizioni visive dell'occhio. Esistono delle tecniche non invasive, assolutamente dolci, assolutamente non dolorose, che consentono al medico e quindi al paziente di identificare una condizione, uno stato d'essere, e trovare evidentemente le condizioni di rimedio le più utili per quella situazione. L'ecografo è uno strumento valido, presente, che dai campi di ricerca più raffinati è diventato ormai uno strumento presente negli studi oculistici. L'ecografo permette una indagine accurata, precisa e continua delle condizioni dell'occhio, della retina e del cristallino.